Andiamo al telefono un attimo. Pronto Telemax? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Vorrei fare 100 mandine al signor Sembroni. Sì, Sembroni, prego. Prima cosa vorrei sapere. Sì. Io l'altro venerdì ho sentito parlare del signor Totti e ha criticato fino anche il signor Totti. A riguardo, perché Totti, la nazionale, non lo canta, non lo sa cantare come gli abbè. Da premettere che Totti, io sono un rosso nero di sangue, non è che difendo Totti. Se tre bandiere in Italia c'è, Maldini, Totti e Del Piero, perciò prima di parlare di Totti riguarda di bene. Grazie. Grazie a lei, buonasera. Si vede che lui è un grande tifoso, come ha detto, che ha detto, è rosso. È milanista, rosso. Ah, milanista. Io invece sono bianco-azzurro. Le mie bandiere si chiamano Giorgio Repetto, Nobile, Zucchini. Queste sono le mie bandiere, non sono i Totti, eccetera. Per lei è Totti. Io ho detto di Totti una cosa sola. Ha rifiutato la chiamata della nazionale. Si ricordi, quando lei può darsi che sarà stata un alpine, un guardia, non lo so, se vabbè, fatto non lo sappiamo. Il militare, l'avrà fatto. Quando lo Stato ti chiama e ti dice devi andare in guerra, ci dai e si canta l'inno italiano. Lui invece ha rifiutato la maglia azzurra perché mo non sta bene. Quando starò bene, il pupo viene nazionale. No, tu in nazionale o ci vai subito e indossi la maglia come stai facendo le partite adesso, o se no la nazionale non deve stare al ricasco dei Totti. E Totti, capito che debba da sta, cioè capito, non c'è sta. Totti sta la nazionale come la nazionale lo può rifiutare, capisci? Questo era il mio concetto. Se le può capire, se si innamorate di Totti, dai Luciuccette, portatela a casa, personalmente a Sembroni Giovanni ho espresso un mio parere, che non le deve essere condiviso con quello suo, punto, e si riparte. Ok, ripartiamo, riappoggiamo, ripartiamo.